Da venerdì scorso, 29 maggio, passare il Ponte Metauro sia in entrata che in uscita è diventato per migliaia di utenti della strada una vera forca caudina. Code spesso anche di chilometri, soprattutto in entrata, provenendo da sud si formano con le auto incolonnate che arrivano fino alla chiesa di Metaurilia ed il serpentone di automezzi invece in uscita che si snoda su tutto il quadrilatero ed arriva anche su Viale Piceno. La causa di tutto questo è il senso unico alternato, con presenza di semaforo, disposto dai tecnici ANAS, non curanti affatto della coincidenza con la riapertura della fase 2. Per motivi precauzionali, si legge nella fredda nota emessa dalla società del gruppo FS, in seguito ad un'ispezione programmata. Sono in fase di affidamento esami strumentali ed indagini tecnico-preliminari alla progettazione di lavori di ripristino che consentiranno la riapertura delle limitazioni e dove nella nota non compare il benché minimo cenno di scuse né all'utenza né alla città per i notevoli disagi che tutto questo inevitabilmente comporta, cosa che non sarebbe stato certo sgradita. Come andiamo con la coda? Stamattina per venire a Fano da Metauriglia qui un'ora, da Metauriglia lì un'ora. Sono partito di solito mezz'ora arrivi a Fano. Ancora giro, ho dovuto prendere l'autostrada, per uscire dall'autostrada è peggio che peggio, fanno i lavori. È una roba inconcepibile proprio, lavorare così. Lavorare così è... No, non si può. Non bisogna che si organizzano perché qui la colonna c'è da qui, da giù fino al Metauro, giù ancora voglia. Quante volte la pasta? Io quasi tutti i giorni. Lavoriamo a Fano al porto, avanti e indietro, ma non perdiamo un sacco di tempo. Da Senigallia venire lì a Fano, quasi 2 ore. Ma non è solo l'utente della strada a subire i disagi di questo modo di procedere di ANAS, anche tutti i residenti della popolosa frazione di Tombaccia, quelli per intenderci di là dal fiume. Da un disagio, specialmente chi lavora, è molto notevole. Io non mi chiedo, non avranno avvisato in tempo l'ANAS al comune, ma era da sistemare l'altra strada magari e poi si potevano fare i lavori di qua. Però comunque è un disagio, è grosso. Noi qua nella zona della Tombaccia non abbiamo né una farmacia né non c'è niente, c'è solo un piccolo alimentare, ma per far spesa e varie cose tipo farmacia apposta così dobbiamo sempre attraversare il ponte. Come andiamo con questo ponte? C'è la bretella fatta, finita, fategliela aprire, almeno evitiamo i casini qua. Quella strada che è pronta, quella che esce qua a San Costanzo. Da quanto sei in coda? Dai, 5 minuti ancora. Ancora presto? Sì. Ci passi molte volte qui? Sì, abito di là dal ponte. Com'è con questo blocco? Insomma, tosta, poi sotto il sole. Non è il massimo. Comunque tutto bene. Va bene, insomma. Sì, facciamo andare bene, dai, se no bisogna essere un po' positivi. Un po' di coda, insomma, non guasta. No, va bene, dai. Grazie. Cerchiamo di essere positivi perché sennò qua non si va più avanti. Adesso fanno questo lavoro qui. Non va. Non si poteva fare prima, il lunedì, il martedì, un'ora buona, soprattutto per arrivare. E l'ulteriore conferma che questa situazione non è una situazione che si risolverà a breve termine sta nel fatto che questa mattina una ditta incaricata ha messo 2 semafori in pianta stabile che sostituiranno quelli mobili di questi giorni. Rimarrà, penso, sulle 3 settimane, massimo un mesetto, ancora non ci hanno detto niente di preciso. Noi adesso stiamo facendo solo l'impianto elettrico per l'impianto semaforico. Momentaneamente c'è solo la chiusura al traffico pesante. Vedo che debbano vedere la staticità del ponte, lo devono tenere monitorato.